Ah, l'economia. Quante volte abbiamo detto è più complicato di così? Dipende, è una coperta corta, non proprio. E insomma, abbiamo passato anni e anni a romperci le scatole con questi mantra. Eppure, oggi vi sorprenderò, perché esiste una curva che è in grado di prevedere una crisi economica. Ebbene sì. Si tratta di lei, la curva dei rendimenti dei titoli di Stato, ed ha un'inclinazione positiva. Perché? Semplice. Mettiamo il caso che mi date 10 euro e io vi propongo di darvene 15 o tra 2 anni o tra 15 anni. Ebbene, cosa scegliereste voi? Ve lo dico io, quella a 2 anni è molto più conveniente. Ed ecco perché. Per compensare la durata del tempo devo offrirvi un premio superiore, quindi invece di darvi 15 euro come la scadenza a 2 anni, devo offrirvene magari 17, 18, 20 euro e di conseguenza si crea una curva positiva. La differenza tra il tasso di rendimento a 2 anni e quello a 10 anni viene definito spread. Tutto molto semplice. Ecco, questa è la configurazione normale, ma può succedere qualcosa, e cioè questa curva può appiattirsi o addirittura può invertirsi, quindi essere decrescente. Ecco, cosa succede quando la curva inizia a invertirsi? Per darci una risposta, basta guardare al passato. Ogni volta che la curva si è invertita, di lì a poco è avvenuta una recessione economica, proprio come mostrato in questo grafico. Attenzione, questa non è una coincidenza, in quanto se gli investitori vedono da qui a breve una crisi economica, allora richiedono dei tassi di interesse maggiori e quindi c'è proprio questo movimento della curva che va da un'inclinazione positiva ad un'inclinazione negativa. Ma perché stiamo parlando di tutto ciò? Beh, semplice, perché qualche giorno fa proprio questa curva si è invertita. Infatti lo spread tra i titoli di Stato americano a scadenza 2 e 10 anni è diventato negativo, come quello tra i titoli di Stato a 5 e 30 anni, e questa era la prima volta dal 2006. E sappiamo tutti cosa è successo nel 2006, vero? Oh cazzo! Sta arrivando una recessione, quindi? Tutte stronzate! O almeno è questo quello che direbbero alcuni analisti. Ora vi spiego. Come abbiamo detto, questa curva è ripida e positiva, ma negli ultimi anni in realtà si è appiattita molto per motivi naturali. Non vi tedio con le spiegazioni, basti pensare ad esempio alla politica monetaria o a dinamiche demografiche. Per questi motivi gli analisti pensano che il potenziale predittivo di questa curva si è attenuato molto nell'ultimo tempo. Insomma, la classica frase in tema finanziario, e cioè: questa volta è diverso e quindi mi dispiace, ma niente crisi. Oppure no? Infatti ci sono diversi studi che analizzano questa curva comprendendo anche queste dinamiche che hanno portato all'appiattimento della curva stessa e i risultati ci dicono che in realtà comunque nonostante queste dinamiche di appiattimento della curva, lo spread tra i titoli di Stato in diversi archi temporali rimane comunque un predittore abbastanza affidabile di recessione. Porca puttana, allora è vero, sta arrivando una recessione! È proprio come il 2008, cazzo! Vado a prendere i soldi in banca. Ok, calma, prima di svuotare i vostri conti in banca. Abbiamo detto che appunto questa curva può invertirsi ed è proprio quello che è successo per quanto riguarda gli spread tra i titoli di Stato a 2-10 anni e quelli tra 5 e 30 anni. In realtà però, se guardiamo la figura, questa curva di rendimenti è abbastanza ampia e io posso decidere in modo arbitrario quali spread prendere, quindi quali archi temporali coprire con questa curva dei rendimenti. E quindi la domanda è: quali archi temporali prendo? E qui in realtà c'è da divertirsi. Se infatti per i mercati finanziari l'arco temporale preferito è quello proprio tra i 2 e i 10 anni, che come abbiamo detto si è invertito, perché secondo loro è quello più rappresentativo della politica monetaria, in realtà la letteratura economica preferisce altri spread, quindi altri archi temporali, come ad esempio quello tra
3 mesi e 10 anni, che la letteratura economica ha dimostrato avere un maggiore potere predittivo per quanto riguarda le recessioni economiche. Oppure la letteratura economica preferisce un arco temporale ancora più ristretto, e cioè quello tra 3 mesi e 18 mesi, che esclude altre variabili di più medio-lungo periodo e invece tiene conto delle aspettative di politica monetaria, soprattutto nel breve periodo. E quindi come stanno messe queste altre curve? Beh, prendendo quella a 3 mesi e 10 anni è ancora molto ripida, e anzi addirittura è al suo massimo dal 2017. Quindi, prendendo questa curva in considerazione, questa non vede una recessione arrivare da qui nel breve periodo. Dall'altra parte Powell ha citato proprio l'altra curva, cioè quella 3 mesi 18 mesi, e anche questa è molto ripida, e quindi lo stesso Powell ci dice che in realtà l'economia è ancora abbastanza solida e una recessione non può essere prevista, almeno nel breve periodo. Ma a complicare ancora di più le cose il fatto che, ok, ci sono queste curve che possono prevedere l'arrivo di una recessione, ma quando arriva? Beh, questo ovviamente non è dato saperlo. Infatti, andando a vedere anche le esperienze passate, una volta che la curva si è invertita, la recessione è arrivata addirittura anche fino a 2 anni dopo l'invertimento della curva. E quindi sostanzialmente sì, ok, sappiamo che magari sta arrivando una recessione, ma è difficile quantificare quando effettivamente arriverà, quale sarà il giorno sul calendario da crociare. E quindi anche lì, boh, è utile saperlo, ma poi non è che possiamo fare oracoli, ecco. Ma io lo so cosa vi state chiedendo voi birbantelli curiosi di economia. Giorgio, ma perché stiamo parlando di Stati Uniti? Beh, molto semplice, gli Stati Uniti sono l'economia mondiale più importante del mondo, e quindi c'è particolare attenzione riguardo ai rendimenti dei titoli di Stato americani e all'andamento di questa curva, perché se dovesse entrare in recessione l'America, di conseguenza anche tutto il mondo andrebbe a seguire gli andamenti dell'economia americana, e per questo spiegata la così tanta attenzione rivolta verso i rendimenti e questa curva dei rendimenti americana. E quindi come stanno andando le cose? Le cose stanno andando che l'economia globale sta rallentando, ma ancora parlare di recessione è ancora un po' too much. Detto questo, comunque guardare alla sola curva dei rendimenti è comunque un po' un aspetto limitante e richiede comunque tutta un'altra serie di analisi riguardo l'economia americana ma anche mondiale per capire effettivamente lo stato di salute dell'economia. Detto ciò, se volete approfondire questi argomenti e magari avere una maggiore idea di come gestire i vostri soldi, beh, c'è un webinar giusto per voi. Il 12 aprile c'è un webinar Investire nell'incertezza, in cui proprio si farà un'analisi macroeconomica dell'economia e si daranno anche alcuni consigli finanziari grazie ad Alberto, un collaboratore del canale e anche consulente finanziario. I biglietti sono disponibili su Eventbrite, c'è un codice sconto, cioè UE10, che vi dà la disponibilità di un codice sconto di 10 euro sull'acquisto del biglietto. E inoltre, se non potete il 12 aprile alle 6 partecipare al webinar, beh, avete la possibilità di recuperare la diretta in differita per 2 settimane dall'inizio dell'evento, quindi avete a disposizione 2 settimane per recuperare l'evento. E insomma, se siete interessati non avete assolutamente nessuna scusa, quindi andate su Eventbrite e trovate tutte le informazioni e la possibilità di acquistare il biglietto. Quindi vi aspetto lì per ulteriori ragionamenti, soprattutto in ambito finanziario. Detto ciò, spero di avervi dato, non lo so, qualche dritta riguardo questo argomento. C'era anche questo aspetto curioso della curva, quale curva prendere, no? Queste robe qui, molto interessanti. E niente, ringrazio come sempre i supporter e gli abbonati su Patreon, e ci vediamo la prossima volta. Nel frattempo vi aspetto come al solito su Twitch dal lunedì al venerdì tutte le mattine per commentare insieme l'attualità economica. Alla prossima, dai! We'll be right back.